Benvenuti amici, io sono Sapimpos, oggi siamo su Super Mario Run, ma non così a caso, perché oggi è il 10 marzo, quindi è la giornata di Mario, è il Mario Day, perché in inglese 10 marzo si scrive Mar 10, quindi se voi lo scrivete Mar 10, il 10 sembra un io. Quindi Mario, la giornata di Mario oggi. E quindi ritorniamo sul grandissimo Super Mario Run fatto un secolo fa. Vediamo che cosa è cambiato da lì ad ora. Tocca per iniziare, non so se mi ha ricaricato la partita che avevo fatto, che avevo lasciato ai tempi. Ti ho benvenuto, ci hai mai giocato prima? Sì, però non è che mi ricordo, vabbè sì. Salta, saltiamo tutto, non colleghiamo niente, accetto, mi arriva il bollettone a casa sicuro. No, mi fa ripartire da capo, meglio così. Come icona mettiamo questo blu, il puffo. Salvo SP, forza, andiamo, si parte. Ragazzi, fatemi sapere se rivolete la serie. A quelli di Super Mario Run possono essere giocati gratuitamente, ve li potrai sbloccare tutti acquistando la versione completa. Vuoi cos'è questi controlli? Poi ci pensiamo. Se vi piace la serie, magari possiamo pensare di acquistare tutto il gioco. Allora, 96 mega da scaricare. Scarica, fai tutto. Potrei scaricarmeli prima, effettivamente. E mentre il gioco scarica, ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare serie e canale. Serie non lo so perché dipende da voi, però ci starebbe una serie su Super Mario Run. Quindi fatemi sapere se la volete. Però il like, ragazzi, lasciate, è gratis. Dovete solo cliccare, tac, e attivate ovviamente anche la campanella per ricevere la notifica quando pubblico un nuovo video, perché molti di voi mi avete detto non ricevo la notifica quando pubblico video. È perché dovete cliccare sulla campanella, ragazzi, per attivarla. 99 100, partito. Oh, c'è un filmatino iniziale, se non ricordo male c'è qualcosina, non c'è un cacchio. Notifiche, vabbè, la notifica no, non ne frega niente. Andiamo, forse, dove si va? Ai mondi, remix, c'è il casino, adesso io non ricordo quello che è stato aggiunto. Il tubo di remix 10 è aperto, la principessa Daisy si è persa. Corri a salvare, ma come si è persa? È arrivato qualcosa nella tua scatola dei regali, toccala per vedere cosa si c'è al suo interno. Datemi tutto perché è una vita che qua non apro il gioco. Vuoi invitare un amico? No, gli amici però stanno dormendo. Mi fate riscattare sto regalino, scatola dei regali. Riceva aiuola di fiori rossi. Ricevi tutti. Datemi tutto, per oggi è la giornata di Mario, però i regali li fa a noi. Ottimo. Remix 10. Vediamo sto Remix 10 che cos'è. Caricamento. Vediamo. Ti do il benvenuto a Remix 10. In questa modalità dovrai affrontare 10 brevi livelli consecutivi. Questa non l'avevamo giocata, se non sbaglio, che forse è una nuova aggiunta. Completando i 10 livelli avanzerai di 10 spazi sulla mappa. Fai del tuo meglio per salvare la principessa Daisy. Mi impegnerò. Che cosa? Ah, spendendo biglietti però. E spendiamo biglietti, ma chi se ne frega. Sono necessari biglietti sfida, ma la prima volta puoi giocare senza biglietti, meno male. Ok, forza. Prima sfida, ragazzi, livello 1. No, ma è mitico sto gioco, raga. Sto gioco è bellissimo. Sto gioco è veramente bellissimo. Quindi mi raccomando, like, come se non ci fosse un domani. Tac, fatto. Proprio mini livelli, effettivamente. 3 stelle a me. Ottimo. Sto gioco è bellissimo. Quindi fatemi sapere se volete la serie, così mi scioppo il gioco. E niente, stavolta ho fatto schifo, veramente. Superato però con 0 stelle. Però dettagli, sempre dettagli. Andiamo al terzo livello. È brutti. È là sopra. Ah, perché posso fare. Ah, l'ho lisciata. È bello, è troppo veloce sto gioco. Però è fantastico. Allora, una moneta lisciata. Pazienza, andiamo al livello 4. Ne dobbiamo... Oh, cacchio. Piano, brutte piantacce malefiche. Aspetta che prendo quelle. Oh, stavolta sì. Impegniamoci, con un po' di impegno nella vita si fa tutto. Le monetine le abbiamo lisciate, però. A noi interessano le stelle, a noi interessano le cose di valore. Allora, funghetto Todd. Ah, oh, cacchio. Aspetta che... ritornare su sto gioco dopo un sacco di tempo non è che è mica facile. Piattaforma. Oh, cacchio. Sono caduto. Perfetto. Ops. Ah, passa direttamente al livello 6. Benissimo. Non potete ripetere i livelli che ci è andato a morire. Però, lì l'ho lisciato a morire. E niente, si vede che è da tantissimo tempo che non gioco a sto gioco. Superato. Andiamo al livello 7. Velocissimi proprio. Livello 7. Ok, e via, qua che c'è, cose brutte, scavalchiamo ostacoli, prendo monetine, prendo stelline, prendo monetine, attenzione a non caderci, per favore, la monetina lì l'ho lisciata, dovrei arrampare, ho perso una vita,
Mi sono schiantato contro. Io volevo fare il salto a parete, però no. No. Devo ricordarmi cosa è fattibile e cosa non è fattibile. Salto da qui, non ci incendiamo le chiappette, per favore. Salto da qui. Mi aggrappo, prendo 3 stelle e me ne vado. Oh, fatto. Andiamo al livello 9. Sto perdendo un sacco di stelle. Non so se sta cosa. Oh, cacchio. Piano. Super salto. Super salto. Prendiamo quella stella lì. E via. Via. E niente. Uno schifo. Uno schifo. Insomma. 3 stelle le ho prese. Andiamo al pro. 2 stelle ho preso. Facci di capra. Andiamo al prossimo. Livello finale. Chi c'è? Il boss. Attenzione. Attenzione. La che c'è? Ah, la mi blocco. Ah, la metto in pausa. Ok. E poi mischia. E l'altra moneta dove cacchio era? Finito, ragazzi. No, l'ho preso. Ho preso tutte le monete. Bene. E perché è troppo veloce? Non capite quello che cacchio state facendo e quello che dovete fare. Minigioco. Rompo tutto. Ho sbloccato la magione di Todd Rosso. Ottenuto 3 stelle. Una grande casa appariscente dal design esclusivo per i Todd Rossi. E quelli blu che facciamo? Ci mangiamo. Aggiungi al regno. Ma sì. Ma sì, si attiva la funzione di regno. Gli elementi ottenuti in Remix 10 sono aggiunti in modo automatico. Fallo, fallo. Giocando a Remix 10 otterrai degli elementi che potrai usare per ravvivare e abbellire il tuo regno. Oh, perfetto, fatto, fatto. Medaglie bonus, avanzo spedito. E lì ho fatto casino. Perfetto. Aiuto. Ah, dobbiamo raggiungere il 30 qua. Collezionando medaglie bonus potrai colpire il blocco bonus in cui si trovano anche degli oggetti rari. E di qua che arriva a salvare la principessa. Si fa capodanno dall'anno prossimo, ovviamente. E insomma, ce n'è di strada. Vabbè, io un'altra corsetta qui me la farei, spendendo un altro bigliettino. Così andiamo a incontrare Luigi. Aspetta, un attimo. Vado di là. Oh cacchio. Ho perso tutte le monete e le stelle, perfetto. Io sono il miglior giocatore di Super Mario Run, ragazzi. Ok, siamo nel mondo di Bowser. E quello ci spacca la faccina se ci incontra. Devo saltare lì, ovviamente. Che fa? Ovviamente. Però questa la prendo. E vabbè, ne ho prese 2, pazienza. Niente, andiamo al prossimo. Ce la faremo, prima o poi ce la faremo. Oh, usciamo da... perché ho saltato? Perché ho saltato? Posso andare da qua? Torno indietro. Niente, il Mario che poi ci ripensa e ritorna sulla sua vecchia strada. Perfetto, andiamo al livello 4. Forza, veloce, Mariuccio, veloce, che oggi è il tuo compleanno. Non è il tuo compleanno, è il tuo giorno. Il 10 marzo è il giorno di Mario. Scendo, prendo monetina e ho fatto 2 monetine. Beh, che schifo, che schifo. Comunque, 3 prese, perfetto. Andiamo al prossimo. Ecco, Luigi, Mario Luigi. Lui è proprio Luigi, non è Mario Luigi. Ok, quello non l'ho preso, perché? Questo che è? Uccelle... Oh, cacchio. Quella l'ho lisciata, benissimo. E niente, abbiamo fatto proprio schifo. Ottimo, ottimo. Andiamo al prossimo, livello 6. Stellina. Tac. Quelle le dovrei schiacciare. Ho perso la stella. Quelle le dovrei schiacciare. Ho preso danno, però... Va bene così. Andiamo al prossimo, livello 7. Vediamo che cosa... Allora, ritorniamo negli inferi. Tac. Aspetta che mi alzo. Beh, come ci arrivo lì sopra? Che fa volo? Come ci arrivo là? Attenzione, attenzione. Attenzione, questo qua ci arrivo, ok. Via che m'arampico. Prendo da qui. Fatto. E insomma, una l'ho lisciata. Andiamo al prossimo, livello 8. Wow. Cacchio hai, Mario? Che hai il mal di stomaco? Via. Questo mi butto, prendo monetine. Questo lo schiaccio. Oh, questo... Questo l'ho fatto bene, effettivamente. Ho 10 monetine, 3 stelle. Ok, perfetto, infatti. Andiamo al livello 9. Vediamo cosa ci aspetta al livello 9. Si ripetono un po', secondo me. Attenzione, stella. Oh, sono immortale. E quella come cacchio la prende? Come ci arrivo là io, scusate. Cioè, vabbè, livello 10, livello finale. Aspetta che qui c'è Bowser. No? Vado spedito, non sto prendendo niente però. Non ho preso niente qui. Ottimo, ottimo. Comunque supera una stellina proprio così. In difesa e singola e in difesa. Minigioco. Vediamo che cosa otteniamo. Tac, tac, tac. Oh, tubo verde lungo. Aggiungi al regno, sì. Mettiamo tutto, non chi se ne frega. Perfetto. Risultati, uno schifo ovviamente.
Quello, perfetto. Aiuto 30, sempre 30. Zona superata. Di qua che arriva a salvare Daisy. O si fa veramente capodanno. Io qualcosina qua, vediamo. Bonus, nessun errore. Più o meno. Tac, altro. Complimenti, hai completato la zona. Prosegui se vuoi ottenere un regalo o Daisy come personaggio giocabile. Prossima zona. Quante zone ci sono? Un sacco. Ok, seconda zona. Altri 10 più altri 10. E mi dice sempre aiuto 30 però. Un'altra cosuccia qua da riscuotere. Super minigioco. Oh, aspetta, lo prendo. Che mi date? Che mi date di bello? Una statua Luigi pixelato classico. Vabbè, diario. Una statua Luigi. Va bene così, abbandonalo, non posso riprovare. Abbandono, l'ho preso, l'ho intascato. Va benissimo così. E niente, da qui che salviamo Daisy ci vuole un sacco di... Forse ci saranno 30 zone, quindi dobbiamo arrivare alla 30ª zona e riscuotere appunto Daisy come personaggio giocabile. Gioco incredibilmente divertente, bellissimo, quindi fatemi sapere eventualmente se volete la serie, ragazzi. Io mi shoppo il gioco e ce lo facciamo. Quindi, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video. Oh.